Ciao, ciao ragazzi. Allora, pausa pranzo sulle soft skill. Io sono in una pausa di un corso, abbiamo un leader seminar, siamo al Palace di San Marino dove da 10 anni veniamo a lavorare. In realtà lo raccontavo prima, è dal 2008 che veniamo qua costantemente, ci sono un sacco di ricordi belli e stiamo facendo una negoziazione e persuasione, non so se hai fatto questo corso. Però c'è in aula Emanuele Maria Sacchi e io sono qua con voi a fare la nostra settima diretta, fare la settima diretta su questo tema che siamo partiti 3 mesi fa a toccare e che ci vede un pochino tutti quanti coinvolti, perché non so se hai già seguito quelle precedenti, se non l'avessi fatto, anzi te lo chiedo, le hai già viste tutte le altre, le stai utilizzando? In che modo le stai utilizzando? Ti prego rispondimi perché il mio intento 3 mesi fa, quando parto con questa rubrica, perché insomma 2 appuntamenti al mese sono un impegno, 2 volte al mese, mezz'ora, costruire contenuti, guardate io vi giuro mi preparo, non sto scherzando, mi metto lì, cerco di mettere a fattor comune con tutte le persone che sono qua con noi, che hanno voglia di imparare, di costruire, di fare qualcosa di buono, quello che sto imparando in giro. Lo dico sempre, secondo me oggi dobbiamo entrare nell'ottica che imparare non è più una fase della vita, ma è un momento della giornata. E io costantemente andando in giro, incontrando decine di migliaia di persone all'anno, ho la fortuna di avere un punto di osservazione privilegiato da questo punto di vista e quindi raccolgo, imparo. 3 mesi fa inizio con l'idea di raccogliere informazioni nuove, di capire quello che sta accadendo in questa fase di grande rivoluzione culturale, di cambiamento, e nasce questa rubrica sulle soft skill. Sto leggendo un pochino, mi farebbe piacere capire se le avete già viste tutte e 6 quelle precedenti, perché abbiamo fatto una diretta in cui abbiamo parlato del perché il mondo del lavoro sta andando in questa direzione, poi abbiamo parlato di leadership, poi abbiamo parlato di problem solving, abbiamo parlato di creatività, abbiamo parlato di pensiero critico, abbiamo parlato nell'ultima diretta della gestione delle risorse umane, cioè abbiamo toccato passo passo tutte le soft skill che sono più richieste nel mondo del lavoro in questo momento secondo il World Economic Forum. Quindi in realtà non sto portando qua semplicemente una sensazione, una percezione, sto portando a fattor comune, sto mettendo in questa pagina, su questi contenuti, quello che veramente gli indicatori economici, i ricercatori, il mercato ci indicano essere il futuro. Devo anche dirti in totale onestà che oggi che è uscito il libro nuovo, e domani insomma farò un video su questo, sabato ne parleremo diffusamente. E mi è nata l'idea del quarto libro e il quarto libro ruoterà intorno a questo. Quindi ti sto già spoilerando che questa rubrica diventerà qualcosa di più di un confronto bisettimanale, di un confronto periodico. Diventerà un vero e proprio manuale per confrontarsi su quello che sta accadendo nel mondo del lavoro. Ti stavo dicendo se le stai usando, se le hai viste, perché il vero obiettivo di queste dirette è quelle che arrivino fuori da un circuito ristretto. Io ho un gruppo dedicato ai networker, che si intitola Networker Vincente, dove anche lì facciamo un paio di dirette al mese, dove condividiamo in quella professione come si possono fare dei passi avanti. Invece qua, il senso, l'obiettivo di questi incontri è quello di far arrivare in giro per l'Italia una voce diversa, un messaggio diverso, le esigenze del mercato del lavoro. Tant'è vero che, vi chiedo, siamo già 90 in diretta, avevo scommesso con i miei ragazzi in ufficio che saremmo arrivati a più di 100 e so che insomma in una pausa pranzo tanti di voi si sono tenuti proprio lo slot, anzi ve lo chiedo, chi di voi è capitato, non sapeva che c'era la diretta e chi invece se l'è proprio segnato, se l'ha messo in agenda e ha detto passo mezz'oretta con Gianluca in pausa pranzo, avete magari mangiato un panino per poter essere mezz'ora liberi qua. Datemi questo feedback perché per me è importante ed è valore sapere che alcuni di voi stanno riservando la cosa più preziosa che hanno, cioè il tempo a stare insieme. Vi dicevo, se vi va a fare arrivare questi messaggi in giro e se vi va di utilizzarmi, insomma, la mia idea è quella di essere un po' il fratello maggiore di tanti di voi, di essere il socio anziano, consentitemelo, anche se ho solo 43 anni. Il socio senior, perché ho il vantaggio di essere nel mondo del lavoro, in realtà nel mondo dell'autoimprenditoria, di
di chi ha reazione soggettiva rispetto a un mercato che sta cambiando da 24 anni. E quindi volevo e voglio esservi d'aiuto. Come posso esservi d'aiuto? La prima cosa che potreste fare, ad esempio, adesso è condividere la diretta che stiamo facendo, perché sto per entrare nel vivo della settima diretta, della sesta soft skill che stiamo per analizzare. Se voi la condividete, i social ci danno questo grande vantaggio di avere risalto, di far arrivare più velocemente questo messaggio fuori, semplicemente dal nostro circuito. Mi dispiacerebbe che questi messaggi, questi contenuti rimanessero ad un cerchio ristretto, che siamo noi, siamo quelli che ci credono, siamo quelli che magari siete, quelli che magari venite anche in aula con me, ma l'idea è far arrivare queste informazioni fuori. Quindi se vi va sulla fiducia lo potete fare anche alla fine, ovviamente. Se lo fate subito, se lo fate adesso e lo facciamo insieme, se ci sono 50, 60, 70 condivisioni allo stesso momento, non so se conoscete come funziona l'algoritmo di Facebook o comunque dei social in generale, tutto questo riesce ad avere una bella cassa di risonanza. Quindi se vi va condividete adesso, perché stiamo per iniziare a parlare della sesta soft skill, competenze leggere, questa esigenza che il mercato del lavoro ci sta chiedendo. Il mercato del lavoro ci sta chiedendo di non essere più solo bravi tecnicamente, di non avere solo quelle che tecnicamente si chiamano hard skill, cioè competenze specifiche, tecniche, verticali, ma di avere queste qualità, queste competenze leggere, soft, che hanno a che vedere con il modo di fare tra di noi, con l'umanità, con gli esseri umani. Insomma, in un mercato del lavoro che va sempre di più verso l'automazione, verso il digitale, verso la meccanizzazione, verso le macchine che sostituiranno quello che noi facevamo 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, ora dobbiamo renderci conto che l'essere umano deve necessariamente tornare a essere umano, deve imparare a mettere in campo fattori e valori che per adesso le macchine non sono in grado di mettere. E oggi parliamo della collaborazione. La quinta soft skill che il World Economic Forum indica, noi, per noi è la sesta perché siamo partiti dalla leadership, cioè dalla responsabilità, dal fatto di saper rispondere noi a una richiesta, a una chiamata, anziché aspettare che le cose accadano, è la collaborazione. Collaborazione. Allora, intanto partiamo dalla definizione, così ti sto per chiedere un voto e sto per chiederti che cosa ne pensi, a che punto sei da 0 a 10. La parola collaborazione significa, già la parola in sé ci declina il proprio significato, no? Collabora, lavorare insieme, o meglio ancora, andiamo a distinguere, no? Collaborazione. Sono tre parole. Potrebbe significare che con azioni condivise, e con azione condivise si possa portare a termine un lavoro. La collaborazione sta a significare proprio questo. La collaborazione sta a significare che noi smettiamo di pensare di essere autosufficienti e iniziamo a renderci conto che qualsiasi mansione, qualsiasi impegno, qualsiasi attività, qualsiasi compito può essere in realtà un risultato di squadra. Io spessissimo sono solito dire che abbiamo bisogno di un noi. La collaborazione è la vera e propria declinazione del insieme. Ora, la prima cosa che voglio fare parlando di questo, io parto sempre dalla declinazione della parola e per spiegare cosa significa, datti un voto. Siamo in 90 in questo momento, vi prego, datemi un voto da 0 a 10. Quanto ti senti portato alla collaborazione? Sei un individualista o sei uno che tende a cercare negli altri, a coinvolgere gli altri, a fare le cose con gli altri? Sei una persona che è abituata a ragionare in modo penso, faccio, realizzo, oppure sei una persona che pensa in termini di risorse da cercare? Ti viene più da pensare nella prima persona singolare io o nella prima persona singolare noi? Ti prego, da 0 a 10, datti un voto su quanto questo talento, se te è stato donato dalla vita, o quanto questa abilità, se l'hai allenata nel tempo, con quello che stai facendo, con quello che stai portando avanti, è presente nella tua vita. 8 Salvatore, 7 Stefania, 7 Cristina, Andrea 8. Beh, devo dire, è già un bel voto e devo anche dirti che un po' non mi stupisce, perché chiunque di noi sia impegnato in attività di marketing, di impresa, chiunque di noi abbia a che fare con un team di lavoro, chiunque di noi abbia a che fare con risorse esterne, necessariamente deve averla sviluppata questa cosa. È uno dei motivi per cui dico che il network è una grande palestra nel mondo lavorativo, perché ci allena ad applicare le soft skill.
chi lavora in ambienti tradizionali raramente allena queste cose. Allora, collaborazione significa unire, se state prendendo punti scrivetela questa cosa, unire competenze, esperienze, informazioni. Collaborare significa unire talenti, unire abilità, unire risorse. Insomma, mettere a fattor comune in un capitale sociale condiviso il nostro valore. L'idea della collaborazione è proprio quella del 1 più 1, 3. Allora, rischia di essere banale, qualcuno di voi dirà: sì, vabbè, Gianluca, quale novità? Beh, insomma, perché è così importante in questo momento? Mi sono permesso di stampare una cosa che potete trovare tranquillamente su internet, che trovai una ventina di anni fa in un ufficio commerciale e che mi rendo conto in realtà spesso è la storia reale di in tanti ambienti di lavoro, è la storia reale anche di alcune famiglie, è la storia reale di alcuni contesti in cui non si pensa a noi, non si pensa a collaborare, ma si pensa in modo da singoli. Forse la conoscete, se la conoscete riderete, se non la conoscete poi cercatela, magari ve la condivido anche in un link, ma la trovate tranquillamente su internet. È una storia brevissima. Questa è la storia di quattro persone chiamate ognuno, qualcuno, ciascuno e nessuno. C'era un lavoro importante da fare e ognuno era sicuro che qualcuno l'avrebbe fatto. Ciascuno avrebbe potuto farlo, ma nessuno lo fece. Qualcuno si arrabbiò perché era un lavoro di ognuno. Ognuno pensò che ciascuno poteva farlo, ma nessuno capì che ognuno non l'avrebbe fatto. Finì che ognuno incolpò qualcuno perché nessuno fece ciò che ciascuno avrebbe potuto fare. Allora fa sorridere, non scioglie lingua. Intanto la conoscevate? La sapevate già questa storia, vecchissima, eh? Io l'ho conosciuta 20 anni fa. Però è sempre, sempre, sempre attuale. È un po' la logica dello scaricabarile. Ecco, l'antitesi della collaborazione è proprio questa, è il lavarsi le mani, è il fregarsene se le cose funzionano o meno dal punto di vista olistico, ma dire io ho fatto il mio, non è compito mio, io non devo occuparmi di questo, il mio compito è questo, io faccio bene questo. Ecco, fino a qualche anno fa nel mondo del lavoro bastava e fare le cose bene. Oggi nel mondo del lavoro non basta più e vorrei che ve lo scriveste: non basta fare le cose bene, bisogna fare le cose giuste, bisogna fare quello che serve. Non basta fare il proprio compito in maniera discreta, buona, magari anche ottima. Bisogna sapere che cosa serve in quel momento, in quel contesto, in quell'esigenza, in quell'ambito lavorativo. Come si applica tutto questo? Non so se mi trovate d'accordo, eh? Chi di voi è d'accordo con quello che sto dicendo? E chi di voi si rende anche conto che sempre non accade? Che anzi è più facile che ci troviamo con persone che potrebbero essere risolutrici, che potrebbero essere quell'addendo vincente, quell'uno più uno tre, che qualcuno di voi prima ha scritto, ma che non accade. C'è lo scaricabarile, c'è l'inerzia. C'è il fatto che ognuno aspetta. Chi di voi la vive questa situazione? Ed è forse uno dei motivi per cui tanti di voi vi conosco personalmente, fanno network, magari vi siete innamorati del network, perché almeno lì, in questa nuova professione, in questo nuovo modo di fare impresa, oggettivamente ci si dà una mano, è il piano marketing che lo prevede. Ma nel mondo del lavoro tradizionale è spessissimo così. Soprattutto quando magari le persone abbassano un po' le ambizioni, le persone si preoccupano di fare semplicemente quello che devono fare e a volte si dimenticano quello che vogliono, che vorrebbero, che potrebbero fare in termini di contributo. Datemi un feedback se anche voi percepite questo, che in giro per l'Italia, in giro per il mondo, in giro per il mondo del lavoro, in realtà a volte non solo nel lavoro, ma nella vita di tutti i giorni. Non si trovano sempre persone che sono disposte a tendere la mano, che perché poi è questo il passaggio chiave. Come si applica? Cioè, che cosa significa? L'abbiamo detto, significa far prevalere l'insieme. Perché è importante? Perché non basta più fare le cose bene, bisogna saper fare le cose giuste e quello che serve per il bene del gruppo, della collettività, dell'azienda, della famiglia. Come si applica? Ecco, per applicarla noi dobbiamo necessariamente renderci conto che serve la propensione all'altro, cioè per applicare la collaborazione dobbiamo per un attimo smettere di essere concentrati su di noi e veramente mettere l'attenzione, il focus, la concentrazione, la luce sull'altro o sugli altri, perché
dobbiamo renderci conto che il bene della nostra collettività è più importante del nostro singolo bene, o meglio, che il nostro singolo bene dipende dal bene della collettività. Insomma, se pensiamo al mondo del lavoro, a cosa serve il fatto che tu faccia bene un lavoro se poi la tua azienda chiude? Se parliamo di una famiglia, a cosa serve se tu hai fatto tutto bene ma poi la tua famiglia salta? Se parliamo di una squadra, a cosa serve che tu hai fatto bene il tuo compito da terzino o da attaccante, magari hai fatto due gol ma la tua squadra perde o retrocede? Qui si tratta veramente di mettersi al servizio. Serve disponibilità, serve la capacità di mettersi nei panni dell'altro. Io mi sono segnato 7 cose fondamentali che si possono allenare, ce li ho qua, Me le sono segnate proprio preparandomi questa diretta, perché voglio lasciarti qualcosa di concreto. Primo, chiedere qualcosa in cambio di qualcos'altro, cioè cercare di mettere attenzione sul lavoro degli altri, cercare di tendere la mano, smettere di aspettarsi le cose, ma essere noi quelli che facciamo qualcosa per primo. E punto 2, riconoscere il valore delle persone, riconoscere il buono degli altri. Lessi un libro più di 20 anni fa, One Minute Manager, in cui si parlava del valore delle lodi, il valore del far complimenti alle persone, di farle sentire bene. Già Dale Carnegie, già 100 anni fa, parlava del fatto che ognuno di noi desidera. Vi chiedo di scattare una foto, se state facendo la diretta, mi farebbe piacere poi postare quello che stiamo facendo. Dicevo, ognuno di noi desidera stare con qualcuno che lo faccia sentire bene, per cui riconoscere il valore. Terzo, scambiare, agevolare la conversazione. Spessissimo nel mondo del lavoro, nella vita ci teniamo le cose. Voi sapete molto bene che quando si interrompe la comunicazione, azione in comune, si interrompe la collaborazione, si interrompe la fertilizzazione, noi diventiamo isole e ovviamente da isole le cose non possono funzionare. Per cui agevolare la conversazione, in che modo? Ricordandosi di ringraziare. Siccome non è un atto dovuto, la collaborazione viene meglio se quando accade noi ci ringraziamo, noi evidenziamo il fatto che non era un atto dovuto e che questa cosa veramente ti sono grato. Trovare il tempo per spiegare, chiarire. Ecco, spesso siamo sempre impegnati a fare e ci dimentichiamo che forse il lavoro più importante è pianificare, organizzare, è scambiare e mettere al corrente tutti i componenti della squadra di quello che si deve fare, del perché lo si vuol far così. Ecco, questa è una parola importantissima, il perché. Le persone devono sapere perché fare, i vostri colleghi devono sapere perché fare, i componenti del gruppo di lavoro della squadra devono sapere perché fare. Sesto, allenare il muscolo dell'empatia, cioè, dicevo prima, mettersi nei panni dell'altro, mettersi con gli occhi degli altri, mettere le lenti degli altri, cercare di allenare questa dote. Qualcuno ce l'ha naturale, qualcuno no, eppure nel mondo del lavoro, nei team, nelle squadre abbiamo necessità di avere qualcuno che ci capisca. Troppo spesso non ci sentiamo capiti, quando diciamo ma tu non mi capisci, a te non mi capisci, noi tendiamo a chiuderci, noi tendiamo a dire vabbè, tanto tempo perso, che cazzo parlo a fare, non mi ascolti, non mi interessa. Chi di voi ha provato questa sensazione, quella di non essere, di sentirsi non capito, incompreso? Oppure chi di voi può testimoniare che invece quando ci sentiamo capiti, ci sentiamo compresi, rendiamo il doppio, il triplo? Settimo, accettare di essere messi in discussione. La collaborazione significa che dobbiamo accettare anche il punto di vista degli altri, dobbiamo accettare che non per forza la nostra idea sia giusta, che magari gli altri le vedono diversamente, e non è detto che sia sbagliato quello che facciamo noi, probabilmente può essere anche giusto in maniera diversa, probabilmente gli altri hanno una storia diversa, competenze diverse, abilità diverse, e quindi c'è l'integrazione che può essere un vantaggio, ma va accettato che non per forza il nostro sia l'unico modo di vedere le cose, l'unico modo corretto. Ultimo, settimo, mettere in discussione anche le scelte. Ecco qui, io sabato partirò da qua. Collaborare significa necessariamente aprirsi significa mettersi in discussione. Se noi non ci mettiamo in discussione, difficilmente ascoltiamo idee diverse e quindi modi di lavorare diversi. Dobbiamo essere disposti a rivalutare, l'abbiamo sempre fatto così. No, non possiamo assolutamente partire dall'idea che continuiamo a fare le cose nella stessa maniera. Non servirebbe collaborazione. In realtà, se ci pensate, questa è la quinta soft skill che andiamo a toccare.
dopo il pensiero critico, dopo la creatività, perché prima dobbiamo allenare anche questi aspetti, cioè vie parallele, vie alternative. Insomma, ci rendiamo conto che il mondo del lavoro oggi non favorisce più l'individuo. Anche se sei Cristiano Ronaldo, da solo non vinci più le partite. Sì, puoi essere risolutivo in una partita, ma non vinci più i campionati. Per vincere i campionati, per vincere le Champions, c'è bisogno della squadra. Poi il singolo nella squadra può oggettivamente portare un valore aggiunto, ma vince il noi, vince la squadra. Ecco, forse questo principio lo potremmo riassumere proprio così, che il mondo del lavoro non è uno sport individuale. Che la vita non è uno sport individuale, perché in realtà questi piccoli suggerimenti, queste competenze non hanno a che vedere solo con il lavorare bene e meglio, non hanno a che vedere solamente con l'efficientare, hanno a che vedere con una qualità di vita migliore, perché insomma chi di voi è genitore, lo chiedo, penso che ognuno di voi queste cose le vorrebbe o cerca di applicarle anche nella famiglia, nelle relazioni, e sappiamo quanto male fa quando non c'è più collaborazione, non c'è più comunicazione in una famiglia. Allora, domanda, se non avete voi domande specifiche per approfondire, abbiamo detto che cos'è la collaborazione, perché serve, come si allena, come si applica, cosa è necessario fare, abbiamo anche capito perché in questo momento storico è rara e quindi vale. Vi chiedo come sempre un feedback finale, un voto, un'utilità di quello che stiamo facendo, da 0 a 10, onesti, se vi va di dar 4 datelo, se non è utile quello che stiamo facendo. Ovviamente se 70 persone sono rimaste qua incollate per oltre 20 minuti è perché penso che stiamo scambiando qualcosa di utile, e il vostro feedback per me è importante, perché l'idea di fare un libro mi è nata perché io mi rendo conto che sono contenuti, concetti, informazioni, conoscenze che io in realtà calpesto, con cui vivo da 20 anni. Ed è stata una mia grande benedizione. La verità è che per la maggior parte delle persone queste sono sconosciute, sono magari cose che diamo per scontate ma che non applichiamo più, e che a scuola non ci insegna nessuno, nessuno ci insegna le soft skill. Vi chiedo un feedback da 0 a 10 l'utilità, e se l'utilità è più di 8 vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di condividere questa diretta, magari di aggiungere nella vostra didascalia perché vale la pena essere vista, essere vissuta. Se vi va, nei vostri commenti taggate i vostri collaboratori o le persone che ritenete necessitano di avere queste informazioni, di sapere, non per forza perché dobbiamo convertirle a un altro pensiero, ma perché abbiamo il dovere necessario di far sapere che c'è un nuovo modo di lavorare, c'è un nuovo modo di vivere, c'è un nuovo modo di intendere la produttività, e che veramente il mondo vecchio ha scardinato una serie di principi, l'uomo solo il comando non funziona più, e che il mondo nuovo invece ci chiede con forza, lo grida, lo dice lampeggiante, che abbiamo bisogno di un noi, abbiamo bisogno di un insieme, abbiamo bisogno di un plurale. Ragazzi, io come sempre cerco di mettercela tutta, di essere utile, per me sono giorni bellissimi, se vi va il video di domattina parlerà del libro nuovo, è una gioia, non ce l'ho in mano perché se mi sa l'abbiamo già finiti, ne avevo 100, però insomma domani vi parlo del libro nuovo, sabato credo che tanti di voi ci saranno, se non ci siete seguiteci nelle dirette, saremo a Sampa per la giornata più importante dell'anno, e la prossima data, se vi va segnatevela già, martedì 3 dicembre alle 2 in questo caso, perché non sarò da un'aula, martedì 3 dicembre alle 2 noi faremo una bellissima diretta sulla sesta soft skill che ci viene chiesta dal World Economic Forum, dal mondo del lavoro oggi, che è l'intelligenza emotiva, cioè la capacità di dire quello che pensiamo, di esternare le nostre emozioni, le nostre sensazioni, senza farle covare, senza trattenerle, e senza ferire nessuno, quindi senza andare dritti, ma preoccupandoci di avere quella sensibilità, quel tatto che oggi nel mondo del lavoro e nella vita di tutti i giorni è necessarissimo avere. Vi abbraccio, grazie per il tempo, vi chiedo massima diffusione se ritenete che sia utile, perché credo in giro per l'Italia ci sia bisogno di sapere che c'è un mondo che è finito, ma c'è un mondo che è iniziato, e chi prima comprende questo passaggio, chi prima si adopera, chi prima si attrezza, veramente c'è una prateria davanti. Vi abbraccio, dai che ce la facciamo, anzi, conversazioni con i big verso nuovi contenuti e verso nuove azioni. La scuola che ho sempre sognato, questo è il titolo del nuovo libro. Muah!